L'ateismo è la liberazione del popolo dal controllo dei preti attraverso il cristianesimo. No, questo è insignificante. L'ateismo è la schiavitù del popolo ai potenti. Contraddizione! Ehi, scopriamone alcune. Ma le cose interessanti non finiscono con i criteri di ammissione dell'EUA, dell'autorizzazione all'uso di emergenza. Perché lo stesso documento prevede anche la revisione e la revoca dell'EUA. In generale, un EUA rimarrà in vigore per la durata della dichiarazione EUA in base alla quale è stato emesso, a meno che l'EUA non sia revocata. Per due motivi. Perché i criteri, i quattro criteri, per il rilascio, come descritto nella sezione 3b della presente guida, non sono più soddisfatti, quelli appena letti. O, secondo motivo, la revoca è appropriata per proteggere la salute e la sicurezza pubblica. Come sono premurosi! E quindi, punto 1, revisione e revoca. La FDA esaminerà periodicamente le circostanze e le adeguatezze di un EUA, di un'autorizzazione, comprese le circostanze che potrebbero giustificare la revoca dell'autorizzazione all'uso di emergenza. Più sotto, la FDA può rivedere o revocare un'autorizzazione per tre motivi principali. Se le circostanze che giustificano la sua emissione non esistono più. Secondo, i criteri per la sua emissione non sono più soddisfatti. O altre circostanze rendono una revisione o revoca appropriata per proteggere la salute o la sicurezza pubblica. E di seguito passa ad elencare alcune di queste circostanze. Per la salute pubblica. Tali circostanze possono includere risultati di ispezione negativi significativi. Ad esempio, quando un'ispezione del sito di produzione e dei processi di produzione ha sollevato questioni significative riguardo alla purezza, alla potenza o alla sicurezza del prodotto, che influiscono materialmente sulla valutazione del rischio-beneficio su cui si basava. Ossia, la produzione effettiva del farmaco non rispetta i campioni del farmaco presentati per l'autorizzazione. Altra circostanza, e questa tocca molti di voi. Segnalazioni di eventi avversi, numero o gravità, collegati o sospettati di essere causati dal prodotto EUA. Quindi non è necessaria l'esatta correlazione scientifica quantitativa. Secondo loro, per proteggere la sicurezza pubblica, è sufficiente anche il sospetto. Numero e gravità sospettati di essere causati dal prodotto approvato. Poi, altra circostanza può essere il guasto del prodotto. Quindi la successiva, che è più interessante, inefficacia del prodotto. Come dati emergenti di recente che possono contribuire alla revisione della conclusione iniziale della FDA secondo cui il prodotto può essere efficace contro un particolare agente CBRN, chimico, biologico, radiologico, nucleare, il COSO 2019. Dunque, ad un certo punto dell'applicazione di questo farmaco EUA, qualunque esso sia, la FDA si accorge che ha perso la valutazione può essere efficace a scarsamente efficace
pochissimo efficace e allora passerebbe alla revoca dell'autorizzazione. Poiché da un'efficacia potenziale si è dimostrata una efficacia risibile, allora revoco l'autorizzazione. Anche in questo caso si può citare il fatto nuovo che i Vax 2020 non immunizzano dalla variante Delta. Ma a questo ha rimediato il CDC statunitense, il Centro per il Controllo delle Malattie, quello di Fauci, che il 1 settembre 2021 ha cambiato la definizione di Vax. Mentre precedentemente, fino a tutto il 2020, il vaccino era qualcosa che immunizzava, nel corso del 2021 ha cambiato la definizione. Il vaccino è qualcosa che procura una protezione. Da prodotto che stimola il sistema immunitario a produrre immunità, a preparazione che stimola la risposta del sistema immunitario contro la malattia. Quindi non più l'immunità, ma una risposta qualsiasi. La seconda definizione, in basso a sinistra, quella sottolineata in rosso, è la definizione di vaccinazione. Fino all'anno scorso la pagina diceva: la vaccinazione è l'atto di introdurre un vaccino nel corpo per produrre immunità rispetto a una specifica malattia. Oggi invece, a destra, la vaccinazione è l'atto di introdurre un vaccino nel corpo per produrre protezione dalla specifica malattia. Quindi ufficialmente, da oggi, il vaccino non produce più immunità, ma produce una semplice protezione. Quindi non è più obbligatorio che il vaccino garantisca l'immunità. E dunque che un'autorizzazione verso un vaccino, nella valutazione se può essere efficace, ci sia anche il parametro della immunizzazione, se può essere efficace all'immunizzazione. Scomparsa l'immunizzazione, che non è garantita dalla variante Delta, che la variante Delta impedisce di garantire al farmaco, poiché al vaccino viene riconosciuta comunque una protezione, allora rimane potenzialmente efficace. Può essere efficace e ancora valido. Bel trucchetto. Con questo trucco si è saltata la necessità della revoca della EUA, dell'autorizzazione in emergenza. Però, se i Vax 2020 sono diventati una specie di medicina come quelle che si trovano in farmacia, allora anche queste potrebbero essere impiegati alla pari dei Vax 2020. Peccato però che il riconoscimento di questo farebbe revocare l'autorizzazione all'uso di emergenza dei Vax 2020. Altra circostanza può essere una richiesta dello sponsor di revoca delle EUA, cioè le aziende Pfizer e Moderna decidono di voler ritirare la richiesta dell'autorizzazione. Ma quindi l'ultima. Una modifica sostanziale nella valutazione rischio-beneficio per la sicurezza pubblica, basata sull'evoluzione della comprensione della malattia o della condizione e o sulla disponibilità di MCM, ossia Medical Countermeasure, contromisure mediche. Cosa sono le contromisure mediche? Sono tutti i farmaci presenti in farmacia. Quindi, se la FDA si rende conto che c'è una contromisura medica o una medicina presente in farmacia più efficace e più sicura, cioè con un rischio-beneficio minore rispetto a quello del farmaco autorizzato, deve procedere per la sicurezza pubblica alla revoca dell'autorizzazione in uso in emergenza del nuovo prodotto sperimentale.
in questo caso i 4 VAX 2020. Perché infatti lo stesso documento contempla appunto l'uso degli MCM, delle contromisure mediche, in situazioni di emergenza. Utilizzo di emergenza di MCM idonei approvati dalla FDA senza EUA. Perché senza EUA? Perché non sono approvati in emergenza, perché sono già approvati in forma standard. Ossia, sono lì presenti da decine di anni, conosciuti e strautilizzati. Insomma, come nel caso dell'OxyContin, la FDA è completamente coinvolta in questo favoritismo a senso unico per i VAX. E dunque nella esclusione di tutte le altre medicine già esistenti. FDA, bye bye. Ma c'è un'altra agenzia governativa che ha un ruolo fondamentale in questa storia, l'FDA, l'ente che è incaricato di approvare i farmaci prima che siano immessi sul mercato. L'FDA ha avuto delle responsabilità. L'etichetta dell'OxyContin diceva che era improbabile che producesse dipendenza, cosa che chiaramente non era vera, ed è stato approvato dall'FDA. Quindi mi chiede se l'FDA ha qualche responsabilità? Sì, certo che ce l'ha. La scienza purtroppo non svolge un ruolo così importante come dovrebbe nel processo di approvazione dei composti farmaceutici dell'FDA. C'è una pressione politica che preme sull'approvazione o non approvazione dei farmaci. Infine è interessante anche l'appendice A. È uno schema dove ci sono due punti che riguardano tutti noi. Qui tra le informazioni per i destinatari del prodotto è indicata la possibilità di accettare o rifiutare il prodotto. Però questo documento vale solo nel territorio degli Stati Uniti. È anche presente più sotto il monitoraggio e segnalazione di eventi avversi, dove è specificato necessario. Però questo documento vale solo nel territorio degli Stati Uniti. Tutti vittime Parac-Vax. Siamo tutti vittime della più grande truffa stragista della storia. Nella sesta parte, la carenza di spirito nazionale e di spirito religioso negli italiani. Ci vediamo! E indagatore, qua c'è il prossimo video.